Speriamo che è aperta la finestra. Andiamo a controllare. Ma guarda questa! Si mette a saltare e a giocare. Da, apri la finestra. Se non ti colleghi, gli dico tutto alla professoressa. Mi collego io e vediamo un po' cosa succede. Ragazzi, guardate, mi sono chiusa a chiave dentro la mia camera per non fare le video lezioni. Quindi lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Il mese di novembre sta per finire e tra poco inizierà dicembre. Sì, non vedo l'ora che iniziano le vacanze di Natale. Cara Elena, devi resistere altre 3 settimane di scuola e poi inizierà il divertimento. Uffa, però pensandoci meglio non mi va di aspettare. Se Elena, possiamo sfruttare questa cosa a nostro vantaggio. Perché? Dovete sapere che Elena domani inizia le video lezioni alle 9:15, giusto? Sì. La prima ora è educazione fisica e siccome lei segue da casa non può farla. Domani mattina, quando mamma entrerà nella tua stanza e ti verrà a svegliare per andare a scuola, tu all'inizio le direi che non ci vorrei andare. Sì, però Remo, anche se io dirò a mamma che non voglio fare le video lezioni, lo stesso lei mi accompagnerà vicino al computer e me le farà fare comunque. E qui che ti sbagli, mamma non potrà farlo. Perché tu, Elena, ti chiuderai qui a chiave nella tua stanzetta. No, Remo, però così si arrabbierà tanto. Ci vediamo domani. Il giorno dopo, nascosta anche la telecamera, e Elena è ancora qui a dormire. Adesso svegliamola. Nascosto lì la telecamera. Tu rimettiti a dormire, intanto mi nascondi in questa stanza qui, va bene? Ok. Riprenderò la scena di te che ti chiudi a chiave. Ci stai? Sì, ci sto. Elena. Ehi, Elena, è tardi, devi andare a scuola. Ti devi sbrigare, devi fare colazione. No, io non voglio andare a scuola. Devi fare colazione. No, oggi no. Mamma. Elena, non hai preparato i libri delle lezioni che hai oggi. Anche basta, perché non voglio fare le lezioni. Ehi, è questa qua, per piacere. Su, dai. Ogni giorno queste bolline. Ma possiamo stare a fare queste storie? Voglio preparare qualcosa da mangiare, che ho fame. Io ti vado a preparare la colazione, ma tu ti cominci a lavare e a vestirti. Oh, cosa ti preparo? Penso, una tazza di latte potrebbe andare bene. Perfetto, Elena. Quando sta per arrivare, tu chiuderai la porta a chiave, capito? Ti bevi solo il latte. No, io mi rimetto a dormire. Elena, muoviti. Vai tu a fare le video lezioni. Elena, smetti la prima mattina queste storie. Tanto non riuscirai mai ad entrare, nemmeno dalla finestra perché è chiusa. Apri per piacere. Mamma se ne è andata e la porta è chiusa. Bravissima Elena, ottimo lavoro. Prima che arrivi mamma, adesso me ne esco dalla finestra. Intanto prendi la telecamera e registra da dentro. Io invece con l'altra registrerò tutte le cose che succedono fuori dalla stanza. Ciao ciao Elena, a dopo. Ciao. Chiudi anche questa porta, Elena. Sì, sì. Vai, vai, vai. Faccio finta che sto registrando un video per YouTube e vedremo quale sarà la reazione di mamma. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Allora, vi spiego. Che stai facendo? Non mi dai fastidio, sto registrando il video per YouTube. Ma che video è video? Elena mi sta facendo storie perché non vuole fare le video lezioni. Vieni a dare una mano. Vabbè, non è un problema mio, cos'è successo? Scusa. Sei chiusa dentro la sua stanzetta. Vabbè, ma io ora sto registrando il video, mamma, non posso. Hai 2 minuti. Andiamo a vedere cosa è successo. Guardate, vi faccio anche vedere che è chiusa sia la porta e anche qua la finestra è chiusa. Ovviamente la tapparella non la chiudo perché sicuramente mia madre verrà qui per vedere, quindi la registrerò. Ma non ci credo che sia chiusa, mamma. Elena, apri la porta, ti prego. No. Non facciamo storie ogni mattina. Scusa, ma tra quanto la video lezione? Sono già le 8 passate, cioè è ritardo. Fra un po', fra un quarto d'ora, le 8:15 incomincia. Andiamo a accendere il computer che non lo so accendere. Cosa devo fare io? Ma dove si accende questo computer? Come si accende? In un computer si accende, mamma. Sì, ma io non so collegarmi. Aiutami con questo computer. Ha lasciato tutto qua, neanche la cartella preparata. E siamo in ritardo. Adesso sta andando ad accendere il computer. Si sta arrabbiando tantissimo. E non sa che a quest'ora non ha lezione. Adesso vediamo se posiziono la telecamera così. Mamma, se era dalla finestra si vedrà. E poi mi vedrò anche io qua e farò il film da niente. Tanto la telecamera è piccola perché la GoPro non la vedrà. Dobbiamo trovare assolutamente una soluzione. Adesso inizia la video lezione. E lei dove sta? Ancora in camera col pigiama. Mamma, mi è venuta un'idea. Proviamo ad entrare dalla finestra. Ancora si è dimenticato, non l'ha chiusa bene. Andiamo a controllare almeno da fuori dal balcone. Andiamo. Speriamo che è aperta la finestra. Andiamo a controllare. Ma vedi un po' cosa devo fare ogni mattina. Elena, apri la porta. Niente, sta sul letto, non vuole aprire. Questa si mette a saltare e a giocare. Da, apri la finestra. Andiamo. Niente,
ha cercato di entrare dalla. Ma come fa? Poi gli ha fatto tipo le smorfie, quindi si è arrabbiata tantissimo. Io non so cosa fare, andiamo a controllare, qua. Ehi, non importa quanti ragazzi si sono collegati, fa per collegare anche a me. Sono le 8:40, mamma, non ti puoi collegare tu. Risolviamo la situazione e la facciamo collegare nell'ora successiva, dai, andiamo. Ma vedi questa stamattina cosa mi sta combinando? Elena ha ancora chiusa la porta. Se non ti colleghi gli dico tutto alla professoressa, mi collego io e vediamo un po' cosa succede. Non è che sei addormentata di nuovo, mamma? Fammela chiamare un po'. La chiamo al telefono. E che senso ha, scusa? Almeno parlo. Elena, senti. Allora, senza che facciamo storie, smettiamola. Vieni qua nella tua stanza, ti colleghi e fai almeno la seconda lezione. Incomincia. Mamma, fai le tue prime lezioni io. Oggi ho deciso che dormo, quindi... Basta, non mi chiamare più, non mi dare più fastidio, capito? Allora Elena, se non ti colleghi, ora incominciamo a darti le punizioni. Cosa sono le punizioni? E quali saranno queste punizioni? Ma prima cosa ti tolgo il telefono e poi vediamo. Vabbè, intanto la prima ora ho ascoltato solo il compito di inglese. Elena, io sono davanti al computer, adesso mi collego, basta, dico tutto alla professoressa. Io uscirò da questa stanza e andrò a svelare a mamma che questo era solo uno scherzo. Hai sentito? Sta uscendo forse? Che stai facendo con questa telecamera? Beh, te la spegni questa telecamera. Sai che sono il complice di Elena? A fare che? L'ho aiutata a farla saltare il compito. Inglese. E perché l'hai aiutata? Sì, aveva educazione fisica. Lei oggi entra alle 9 a scuola. Perché in realtà non aveva nessun compito. Quindi mamma, vuoi salutare nuovamente i nostri iscritti? Ciao ragazzi, vedete cosa mi combinano questi? Elena, ancora col pigiama, vatti a vestire, che tardi. Spero che vi siate divertiti anche voi a guardare mia madre che si arrabbia. Un saluto da Giastremo. E da mamma. E anche da Elena. Ciao ragazzi, alla prossima.